Salve, oggi facciamo lo strudel di mele, ma non con la pasta sfoglia, perché alcuni lo fanno con la pasta sfoglia, altri lo fanno con la pasta brisè. Oggi facciamo quello con la pasta base, quella che usano. Qui addirittura c'è scritto: anche oggi le migliori ricette di strudel provengono da territori sui quali un tempo si estendeva l'impero austro-ungarico. E ci sono due ricette base. Una con il latte e senza uovo, l'altra con l'acqua e con l'uovo e con un cucchiaio d'aceto. Oggi facciamo questa qui. Poi c'è una cosa, una piccola parentesi, che si dice che per fare un buon strudel sono necessari 4 persone: un diplomatico che sappia maneggiare bene la pasta, un finanziere che procuri in abbondanza gli ingredienti per il ripieno, un soldato che accende il fuoco e un'innamorata che cosparga il tutto di zucchero. Io sono una, farò per 4. Allora, per fare la ricetta base dello strudel di mele ci vogliono 250 g di farina, un uovo, mezzo bicchiere di acqua tiepida, due cucchiai di olio e un cucchiaio di aceto. Io quello di mele uso questo, ma ci vorrebbe l'aceto di vino bianco e un pizzico di sale. Prima di tutto dice la ricetta di prendere la presa di sale, una presa di sale, mettere la farina e mescolare la farina con il sale per bene. Dopodiché la versiamo sulla tavola. Facciamo la nostra solita fontana. Ci versiamo l'uovo dentro. I 2 cucchiai di olio. Mi sta finendo. 1 e 2 cucchiai di olio. E un cucchiaio di aceto di mele. Ci versiamo l'acqua. Iniziamo a lavorare dal centro. Ora lavoriamo per almeno 10-15 minuti la pasta. Impastate sempre con le mani infarinate, se no si appiccica. Non dovete aggiungere tanta farina, ma sporcarvi le mani con la farina per evitare che si appiccichi. Io l'ho fatta lavorare nella ciotola, nella planetaria, perché sapete il problema mio di spalle. Diamoci un'ultima lavorata. Nel frattempo riempite una ciotola di ceramica o una pentola d'acciaio, la riscaldate con l'acqua bollente. Che vi servirà. Diamoci un'ultima lavorata. La ungiamo di olio. Arriva l'olio. Ecco fatto. La mettiamo sul tavolo. Prendiamo una ciotola di ceramica dove abbiamo messo dell'acqua bollente. È caldissima, mi sto bruciando. E la andiamo a mettere sulla pasta con un canovaccio sopra per evitare che si disperda subito il calore e lasciamo riposare per un'ora. A dopo. Eccoci, è passato circa 40 minuti, abbiamo già, adesso ci servono 3 mele che io ho sbucciato e ho fatto sottile, ho tagliato sottile così, dei pezzettini sottili,
Nelle mele aggiungiamo la scorza di limone, un limone lavato, pulito, solo la parte gialla perché la parte bianca è amara. E adesso mettiamo il succo di mezzo limone, non intero, mettiamo il succo di mezzo limone. I pinoli, io ricordavo di avere a casa due confezioni di questo, invece ce n'ho solo una, ma ne servono circa 30 grammi di pinoli. Mettiamo i pinoli, questa ancora è morbida, non la mettiamo, cioè dura non la mettiamo. Mettiamo lo zucchero, 50 grammi di zucchero. Cannella. A piacere, due chiodi di garofano pestati o tritati al coltello, pestati come prima. Se avete un mortaio di questi che ne servono di pesta, raccogliamo la polverina e la aggiungiamo alla cannella che gli dà quel pizzico in più di sapore. Mescoliamo. La prendiamo, la strizziamo e la aggiungiamo alle mele. Adesso non ci resta che stirare la pasta. Prendiamo il nostro finaccio o comunque una tovaglia bella grande. La sfoglioniamo di farina, distribuiamo la farina a tutte le parti, prendiamo la frolla, la pasta della, e la allarghiamo. Dobbiamo continuare a stirare finché non diventa così trasparente da vedere il disegno che c'è sotto della tovaglia. Continuiamo. E là, non si vede, ma guardate, è bella trasparente, si vedono tutte le mani, bella tirata. E adesso andiamo a sciogliere il burro per foderare, per spennellare la pasta. Prendiamo il burro fuso e lo spalmiamo sulla sfoglia. Prendiamo del pan grattato, che io ho fatto brustolire con un po' di burro per essere più gustoso.
questi sono 100 grammi di pan grattato. C'è chi lo fa con i biscotti, praticamente con i biscotti viene un po' più dolce, più saporito, ma gli artesini lo fanno con il pan grattato. Prendiamo le mele, evitando di mettere il succo che si è formato nel frattempo che abbiamo aspettato che stiravamo la sfoglia, mettiamo le mele sul pan grattato, cioè distribuiamo le mele sulla sfoglia. Io ne ho messe 4, potete metterne di più poi a piacere vostro. Adesso chiudiamo la prima, il lato, l'altro lato, e adesso dobbiamo aiutarci, forse era meglio che mettevo più mele, con il trofinaccio per arrotolare la sfoglia, il nostro strudel. Come vedete si arrotola da solo. Ecco qua. Ricordiamoci sempre che la chiusura va messa sotto. Ecco il nostro strudel. Adesso lo dobbiamo delicatamente mettere sulla teglia. Nel frattempo noi abbiamo acceso, come vi ho detto prima, il forno. Cerchiamo di non romperlo, visto che fino adesso non ho fatto danni. Ok. Lo strudel va cotto dritto o massimo a ferro di cavallo. Spennelliamo con il latte la superficie. C'è chi anche non spennella proprio, non per forza bisogna spennellarlo. C'è chi lo fa, chi non lo fa, chi lo fa col burro. Qui c'è scritto di farlo con latte, io per adesso lo faccio con il latte. Adesso spolveriamo la superficie con dello zucchero di canna. Un altro segreto delle altesine: si fanno 3 intagli. C'è chi non li fa proprio, c'è chi fa solo la superficie, ma le altesine fanno un centro, uno da un lato e uno da un altro, 3 tagli belli profondi fino ad arrivare quasi al centro. Adesso andiamo a infornare a 200-220 gradi per 30-35 minuti. Se si dovesse colorire molto, prendere un foglio di carta d'alluminio e coprire e continuare la cottura. A dopo! Ragazzi, ecco sfornato lo strudel, bello colorito, bello croccante, perché adesso è ancora cotto, cioè appena cotto perché è croccante. E cosa facciamo? Dovrebbe raffreddarsi un po', ma chi resiste? Prima la lasciamo e noi ci prendiamo la seconda. Non fregare il tuo, la parte croccante tutta zuccherosa. Allora, ecco lo strudel di mele. Aspetta, prendiamo la forchetta. Che cosa fai tu? Il nostro strudel di mele appena sfornato, per cui ancora è croccante, però nel frattempo che si raffredda si ammorbidisce un po'. Noi cerchiamo di tagliarne via un pezzo. Abbolente. Buonissimo. Com'è la pasta? Buona? Buono. Oh, è buona. Buon appetito. Buon appetito. A classe.